Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, in questo video andremo a vedere come ho realizzato un quadro con i pallet. Quindi sono tornato alle origini, quindi con i miei primi video, con i miei primi lavoretti con legno che facevo, e ho realizzato appunto un quadro utilizzando praticamente solo pallet, quindi 99% bancali. Quindi adesso andiamo a vedere come trasformarli e come renderli un oggetto di design facilmente. Vi mostro un po' quello che ho fatto. Io ho steso giù le mie tavole di bancale che avevo, dandogli un senso, anche se in che modo. Prima di tutto decidiamo quanto deve essere grande il nostro quadro o quello che dobbiamo realizzare. Quindi io gli metto una tavola di riferimento in un angolo e da lì inizio ad apposare le altre. In questo modo, per esempio, io voglio fare un manufatto lungo 140 cm. Ho cercato di unire due tavole fino a ottenere la lunghezza desiderata. Da lì in poi, dicevo, ne metto magari una intera, come questa, un po' più in dentro, e ne appoggio un'altra, così mi regolo con la lunghezza, perché io so che questo è il mio limite. Quindi la faccio sfalzata, la metto in dentro. Poi ho tagliato altre due tavole e le ho fatte sfalzate anche queste. E vado avanti così, cercando di sfalzare i lati, volutamente, però la cosa importante è sfalzare le giunture delle tavole. Quindi se io qua c'ho una giunta, qui e qui non farò le giunte, ma le metterò staccate, per esempio qui, saltando di una in una. Ok, adesso siccome il mio cliente è molto esigente, andrò a rifilare le tavole in modo da dargli a quasi tutte più o meno le stesse dimensioni. Allora, ho levigato tutti i legni, li ho smussati, e già che c'ero, li ho tagliati tutti nella stessa altezza, quindi possiamo vedere che le varie strisce si adattano bene una con l'altra e sembra un pezzo unico. Adesso, voi adesso lo vedete, diciamo, specchiato. Questa qua che vediamo sarà la parte che andrà verso il muro. Quindi la parte di là l'ho messa, diciamo, tutta in fila, con un buco, perché vedremo dopo perché, mentre di qua sono un po' sfalsati. Poi dietro volevo mettergli delle altre assi per tenerlo fermo, però mi sono reso conto che aggiungerei solo del peso inutile e me ne servirebbero molte perché sono larghe 10 cm, quindi per riuscire a centrare tutte le giunte dovrei metterne un sacco. Avevo in giro dello scarto di multistrato e penso che metterò questo. Dovrebbe bastare a tenere insieme la struttura, quindi posso anche fissarlo. Adesso voglio andare a fare il cuore, sì. Mi sono stampato una forma. Andrò a incollarla e a realizzarla con la seganastro. Taglio il legno e vediamo cosa viene fuori. Go!
adesso che ho finito di verniciare, volevo farvi vedere come dovrebbe venire. Adesso ho dato solo una mano, comunque verrà una cosa così. Stop, 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 ferma, ferma. Scusate, ma devo fermare un secondo il video perché c'è da fare una piccola precisazione. Allora, quando ho portato su il quadro e ho provato a metterlo in casa, mi sono accorto che non c'è un altro modo per dirlo. Faceva schifo, cioè sì, era troppo grosso. Non mi piaceva come era venuto, adesso vi faccio vedere una foto. Ecco, che appunto ho messo su Instagram nelle storie, quindi appunto vi ricordo di andare a seguirmi su Instagram per queste chicche. Quindi ho dovuto di ridimensionarlo, quindi la casetta che doveva essere nel quadro di cui avevo fatto il buchino l'ho creata a parte, quindi c'è un video sul canale che ho fatto qualche settimana prima che potete andare a vedere. Quindi dicevo, la casetta l'ho fatta a parte, quindi ho ridimensionato il quadro, l'ho fatto più piccolo, ho tolto delle tavole. E secondo me è stato un bene perché è venuto molto più bello. Quindi adesso andiamo avanti col video e vediamo come sono andato avanti col progetto. Ok, adesso avendo fatto la struttura più piccola, posso andare a mettere, invece che i pannelli che ho messo prima, gli metterò questi pezzi qua di scarto, di cioccolato, che sono anche un po' più resistenti, perché questo con quelli di prima era un po' troppo flessibile, quindi vado a fissare questi. Ho sfoltito un po' il quadro, quindi adesso è più piccolo, l'ho rimontato. Adesso l'idea è andare a mettergli questo più o meno qui. Qui adesso ci sarà un'altra cosa che vediamo dopo e le tavole di pallet che ho recuperato le utilizzerò come mensole. Quindi adesso queste qua andrò a verniciare di grigio e poi le taglio a misura e le metto così, ne metterò due o tre. Allora, vi faccio vedere come ho pensato di fare a verniciarle in modo veloce tra entrambi i lati senza rompermi le scatole. Allora, ho tagliato dei blocchetti di legno, li ho fatti fuori ad asca. Vado a fissarla contro l'asse che devo verniciare. Tanto la parte. La parte dietro andrà contro la mensola, quindi anche se non sarà verniciata fa niente, però l'importante è che ho tutte le altre parti libere. Adesso vado a mettere sul supporto così. Così posso verniciare tutto con una sola mano, senza rompermi le scatole. Ok, una volta asciugate le mensole, le ho fatte vedere al mio capo e mi ha ricordato che comunque voleva un bordino su da mettere qui. Boh, secondo me non me l'ha detto, però lei insiste nel dire. Lei dice che io non l'ascolto, o almeno credo che dice così. E comunque allora ho fatto i bordini, quindi non so più a replicare cosa ho fatto, semplicemente tagliato un pezzettino di multistrato fatto ad angolo, andrò ad applicarlo qui. Metterò un pezzo così, più due pezzettini piccoli così. E creerò un bordino, dopodiché una volta verniciato non dovrebbe vedersi niente. Quindi vado così. Quindi ecco come procedo. Io adesso gli metterò un filo di colla qui.
farò lo stesso sui lati. Ok, adesso magari andrò a rifilare qua, così, visto che ho tagliato un po' in eccesso, così lo taglio a filo e poi gli do un'altra mano di grigio. Ok, diciamo che adesso sono pronto per andare a comporre il quadro, quindi vediamo un po' come farlo. Adesso mi segno dove andranno messe le mensole, così posso fare i fori e fissare da dietro. Ok, come possiamo vedere adesso io ho fatto una prima mano di grigio scuro e una seconda mano di grigio chiaro. Ho volutamente lasciato i segni così per dargli un effetto un po' shabby, diciamo. Non so neanche se sia la procedura corretta, però secondo me non è male. Adesso andrò a mettergli questo stencil. Questo stencil mi è stato fornito da Lab66, che è una persona con cui ho collaborato, che ha un canale YouTube. Vi lascio qui in alto nelle schede il link al suo canale. Ho fatto un altro video dove parlavo di lei. Mi aveva fornito degli stencil, adesso in questo mi ha fornito questo, che proverò ad usare e vediamo come viene. Adesso io userò un ditalino, non so il suo nome preciso, una spugnetta, diciamo, qua sopra c'è una spugna, e proverò a stendere il colore cercando di non far danni. Beh dai, devo dire che è venuta bene, che non è niente male, è stato abbastanza complicato, no, ci vuole un po' di pazienza, però non è venuto niente male. Poi già che mi era venuta la scimmia,
fatto un altro. Questo qua, questo è stato già un po' più complicato perché era un altro font. Questo qui invece il font è simile a questo, quindi è abbastanza semplice. Ecco. Questo forse è il più carino, ma anche il più complicato da fare, anche il font che ho buttato via in pratica. Questi qua potrò riutilizzarli, questo qua non c'è stato niente da fare, però sono venuti bene. Quindi li metto così almeno possiamo ammirarli. Ecco. Tutto questo grazie agli stencil che mi ha fornito Paola di Lab66, che io ringrazio e vi invito ad andare a vedere il suo canale perché fa delle cose veramente bellissime. Adesso andiamo su di sopra, andiamo in casa, appendiamo il quadro e poi vediamo se arredarlo con questi o con qualcos'altro. Quindi ci trasferiamo su di sopra e andrò ad appendere il quadro. Bene, il video è terminato, io spero che il progetto vi sia piaciuto, che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avreste fatto in modo diverso, se c'è qualcosa che non vi piace o cosa vi è piaciuto di più. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale per non perdervi gli altri video, dovete anche spuntare la campanella. E vi invito anche a seguirmi su Instagram in particolare o su Facebook, dove pubblico magari qualche aggiornamento. Bene, quindi ricordatevi di cliccare anche un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo progetto.